Ragazzi, lo striscione. Oggi noi siamo qui perché dopo l'audizione del ministro Azzolina vogliamo ribadire che le responsabilità sul caos della scuola non sono imputabili soltanto a un ministro che è palesemente inadeguato, come stanno facendo notare anche ampi settori della maggioranza. Vogliamo porre l'attenzione sul fatto che c'è una responsabilità politica del governo tutto e in particolare del Premier Conte, che sta continuando a dare copertura politica al ministro Azzolina nonostante si stia avverando tutto quello che in questi mesi di dibattito sulla scuola avevamo previsto. Durante il decreto scuola avevamo offerto delle opportunità, avevamo offerto delle ipotesi, avevamo offerto delle proposte per cercare di risolvere il problema della mancanza di docenti. Avremmo voluto la stabilizzazione dei precari storici della scuola, cosa su cui il ministro Azzolina si era impegnata e che non è stata fatta. Il risultato è che il concorso bandito non ha prodotto risultati e che avremo 60.000 cattedre vacanti e circa 200.000 docenti precari che dovranno ancora lavorare nelle nostre scuole. Se sommiamo a questi anche 70.000 precari come personale ATA e personale scolastico diverso dai docenti, arriviamo quasi a 300.000 precari nel mondo della scuola. C'è poi il caos per le famiglie, per i sindaci. I sindaci non sanno che spazi dovranno riservare alle scuole, se dovranno tenere aperte le palestre comunali per fare lezione. Le famiglie non sanno ancora se i propri figli faranno lezione in presenza o dovranno farlo con la didattica a distanza, con tutti i problemi che questo comporta. E tutto questo a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. Anche sui banchi hanno avuto 6 mesi di tempo per organizzare l'acquisto di questi banchi o per organizzare una diversa organizzazione delle aule e arriviamo appunto a pochi giorni dall'apertura delle scuole senza che questi banchi ancora non siano arrivati e probabilmente finiranno di essere consegnati a ottobre inoltrato se non a novembre. Quindi c'è stata una gestione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Questo governo ha dimostrato di avere altre priorità rispetto all'insegnamento, rispetto alla scuola, per non parlare poi del tema dell'università di cui poco si parla ma che sono nel caos tanto quanto le scuole nonostante l'autonomia delle università. E quindi un governo che non investe sulla cultura, sulla formazione e sul lavoro e quindi non dà risposte nonostante si potesse fare ai tanti docenti che stanno lavorando è un governo che fallisce sul tema principale. La responsabilità non può che imputarsi in toto anche al Premier Conte che non se ne può lavare le mani e scaricare le responsabilità sull'Azzolina. Chiederete la sfiducia per l'Azzolina, il resto del centrodestra vi segue? Noi stiamo preparando una mozione di sfiducia che presenteremo, ovviamente ci auguriamo che tutto il centrodestra sostenga questa mozione di sfiducia e ci auguriamo anche in uno scatto di dignità di quei settori della maggioranza, in particolare del PD, di Italia Viva, ma anche qualcuno nei 5 Stelle che di fatto contesta l'operato dell'Azzolina e speriamo che questo coraggio si manifesti anche col voto. Avete avuto riscontri anche da Forza Italia, vi hanno dato per certo diciamo che una sfiducia.
non c'è nulla di certo. Diciamo che Forza Italia è stata molto dura quanto noi oggi nel dibattito sulla scuola, e quindi ci auguriamo e ci aspettiamo che agiscano di conseguenza. Quindi se c'è una forte critica, come è stata manifestata poco fa alla Camera, sull'operato del Ministro, la conseguenza è che anche Forza Italia, tutto il centrodestra, ripeto, spero anche parte della maggioranza, liberi il governo da un Ministro assolutamente inadeguato. Però il Ministro Bussetti aveva fatto dei piani che poi non sono stati neanche loro a disattesi. Guardi, il ministro Bussetti non fa più il ministro da più di un anno. C'è stato un lockdown che è iniziato a marzo, le scuole sono chiuse da marzo, siamo il paese del mondo dove le scuole sono state chiuse più tempo e siamo ancora nel caos totale, nonostante sei mesi di tempo per fare programmazione, nonostante il ministro Azzolina abbia potuto disporre di risorse che il ministro Bussetti non aveva. Noi avremo a fine anno un rapporto debito-PIL al 200%, abbiamo buttato gran parte di quei 100 miliardi di debito che ha fatto il governo e nonostante questa molle di denaro non si è riuscito a dare una risposta settore della scuola, quindi mi pare che la responsabilità e il fallimento della Azzolina sia manifesto. Però i banchi hanno dato la precedenza al nord, comunque già come? Arrivano i banchi arrivano, ma al nord, dove le zone più colpite comunque dalla pandemia. Guardi, il fatto di aver fatto una gara, nonostante i poteri straordinari dell'emergenza, perché ricordiamo che queste gare vengono fatte in deroga proprio per la proroga dello stato di emergenza, il fatto che nonostante i poteri straordinari di Arcuri e del governo dobbiamo essere qui ad avere aule che apriranno senza i banchi nuovi quando ci sono stati sei mesi di tempo per fare questo, dimostra che non c'è stata una programmazione. Il fatto che lo stesso ministro dica che tutti i banchi saranno consegnati entro fine ottobre, se così sarà, dimostra che c'è un ritardo di quasi due mesi rispetto all'apertura delle lezioni e soprattutto Azzolina aveva già uno strumento che doveva servire a dare risposte per la riapertura delle scuole, che era il decreto scuola che abbiamo approvato questa estate, e in quel decreto sulla riapertura delle scuole, come sui banchi, nulla c'era. Quindi è evidente che tutti i ritardi sono causati dalla mancata programmazione, nonostante i poteri straordinari e le risorse di questo governo. Pochi giorni dall'inizio della scuola possa addirittura implementare questa causa. Guardi, noi pensiamo che la mozione di sfiducia possa essere la soluzione, la risposta che tanti cittadini, docenti, insegnanti e studenti si aspettano. Noi per sei mesi abbiamo fatto proposte al ministro Azzolina, l'abbiamo criticata duramente, ma abbiamo anche fatto delle proposte. Nessuna di queste è stata accolta, purtroppo gran parte delle previsioni che abbiamo fatto si sono avverate, e se la politica è una cosa seria, la conseguenza è che se qualcuno prende delle posizioni, fa delle previsioni e poi non vengono rispettate, l'opposizione non può che proporre una mozione di sfiducia, perché il caos della scuola è oggettivo, è riconosciuto anche dalla maggioranza e noi facciamo il nostro dovere di opposizione. Poi spetterà, come ho detto prima, all'onestà intellettuale di settori ampi della maggioranza comportarsi di conseguenza rispetto a quello che dicono, oppure tenere in piedi il governo e il ministro Azzolina. Secondo voi la vera e propria vincitura arriverà il 20 del prossimo? Intende dopo le elezioni? Beh, le elezioni secondo me saranno una grande cartina di tornasole. Partiamo da due regioni in mano al centrodestra sulle sette che vanno al voto, quindi tutto quello che verrà oltre le due regioni sarà un'avanzata del centrodestra. Se come sembra da alcuni sondaggi il risultato sarà molto sopra le aspettative, quindi il centrodestra avrà un'affermazione molto forte anche sopra quelle che erano le previsioni iniziali, in un paese normale un governo ne trarrebbe le conseguenze. Sappiamo purtroppo però che questa non è una maggioranza normale, che questo non è un governo normale, che abbiamo un 5 Stelle che è incollato alle poltrone, un PD che ha lo scopo di arrivare al 2022 per la scelta del Presidente della Repubblica, e quindi credo che passeranno sopra anche a un risultato disastroso. Ma insomma, gli italiani penso che col voto di quel fine settimana potranno dare un segnale molto chiaro su quello che pensano dell'azione del governo, oltre che sul voto locale, evidentemente. Grazie, buon lavoro. Sì, esatto.